Bene, siamo in diretta con la pagina della Terra dei Padri. Benvenuti a tutti a questa diretta numero 8 da quando siamo entrati nel cosiddetto dispositivo di quarantena o di semi-quarantena. Abbiamo cercato comunque di continuare diciamo, a promuovere le nostre iniziative. E dopo le 100 conferenze fatte in 3 anni dal vivo, siamo riusciti a fare queste dirette e oggi particolarmente parliamo di un argomento a cui teniamo molto, perché parleremo della figura di Alain de Benoist attraverso il suo ultimo libro, La critica al liberalismo, la società non è un mercato. E parlare di Alain de Benoist è difficile anche senza cadere in discorsi banali. Una vita di ormai di 50 anni di attività, di opere, 100 libri, un numero di articoli e di pubblicazioni sterminato, un'influenza su tantissime correnti di pensiero, prima di tutto la cosiddetta nouvelle droite, nuova destra, sia in Italia che in Francia, fermo restando che ci tengo a sottolineare che De Benoist ha sempre rifiutato etichette come destra e sinistra, ma semplicemente diamo questa informazione come punto di riferimento. A me viene da citare un testo del 1985, Democrazia il problema, in cui si parla della crisi della democrazia rappresentativa e della spossessione del politico da parte del tecnologico e dell'economico. Questo nel 1985, quando così, la nozione, per esempio, di governo tecnico era un qualcosa di molto molto lontano. Però chi ha un pensiero lungo, chi vede le trasformazioni delle società e le interpreta con il pensiero filosofico, riesce quindi a individuare quelle che sono le prospettive e anche a capire quello che succederà da qui a un certo lasso di tempo. Ripeto, il libro è del 1985. Prima di dare la parola al primo graditissimo ospite, che è l'editore di Ariano Editrice, Edoardo Zarelli, un amico. Perché per il circolo è già venuto più volte presso la nostra sede, per esempio per parlarci della quarta teoria politica di Alexander Dugin, e non solo, l'abbiamo ospitato almeno 4 volte. Però prima di passare la parola a Edoardo Zarelli, faccio una specie di piccolo appello. Oggi parleremo del libro di De Benoist, del pensiero di De Benoist, fermo restando che io invito veramente tutti ad acquistare il libro per due motivi, ad acquistare questo come altri libri che vengono presentati, per due motivi. Primo, per sostenere l'editoria non conforme. Direi che sia un dovere sostenere chi ha fatto della diffusione del pensiero non conforme, della lotta al pensiero unico, la propria ragione di essere, ma anche poi per una indispensabile comprensione della realtà che ci circonda, perché ognuno di noi in un momento di crisi, che definiamo tutti irreversibile del modello globalista, ma crisi che porta tanta incertezza quanto l'evoluzione, come sarà la società o i sistemi che ci governeranno, la comprensione di un testo di questo tipo e comunque in generale del pensiero di De Benoist è importantissimo, perché ognuno di noi può farsi veicolo della circolazione di idee che possono aiutare tante persone a comprendere quello che sta succedendo nella società ed ad agire in conseguenza, quindi cambiare anche quello che è il proprio pensiero individuale. Quindi, dopo questo piccolo e doveroso appello, io chiederei intanto a Edoardo
E come collochi questa opera, critica al liberalismo, la società non è un mercato, di De Benoist, rispetto al filone dei libri che avete pubblicato dal 2012, ricordo, sull'orlo del baratro, quindi che parlava della crisi finanziaria e della crisi della società occidentale, il trattato transatlantico che abbiamo avuto la fortuna e l'onore di poter presentare a Modena anche con lo stesso De Benoist. Io in quel caso feci da traduttore sia a Modena che la sera prima dagli amici fratelli di Casa G Firenze, e un'opera molto importante perché parlò di un argomento su cui il dibattito fino a poco prima era stato completamente soffocato, ma il trattato commerciale tra Europa e Stati Uniti portava con sé tantissime conseguenze, per fortuna negative, per fortuna che una serie di... anche lo sviluppo di un movimento di opinione, poi alcuni dubbi sui governi europei, perché forse in quel caso si era andato troppo al di là, bloccarono il trattato stesso. Poi, due anni fa, un anno e mezzo fa, il libro Populismo, la fine di destra e sinistra, ecco, come si colloca nella vostra anche opera e dimostrazione come editore la pubblicazione di questo quarto libro in 8 anni di Alain de Benoist? Allora, ti ringrazio, ricambio ovviamente il riferimento in merito all'amicizia che è consolidata con te, così come con l'attività dell'associazione che è straordinariamente coerente e costante nel tempo. Per un grande contributo. Saluto anche l'amico Francesco Marotta che è con noi e che quindi potremo ascoltare e confrontare relativamente alle mie argomentazioni. Dunque, guarda, la tua presentazione è ineccepibile. La tua citazione a partire dall'85, la democrazia è il problema, è emblematica per intendere la profondità di Alain de Benoist. Alain de Benoist, all'oggi direi che si conoscerebbe maggiormente in una identificazione di nuove sintesi relativamente alle sue formulazioni, ha però colto perfettamente decenni fa la deriva tecnocratica amministrativa dell'esistente. Voglio solo aggiungere che però noi all'oggi, rispetto alla condizione di eccezione che stiamo vivendo, ci rendiamo conto come poi in realtà queste tecnocrazie che si propongono all'insegna della spoliticizzazione, poi la politica la fanno, perché, come dire, prendono relativamente alla sovranità popolare il governo dell'esistente e sostanzialmente dispongono quello che è il profilo, alla fin fine, di una diffidenza rispetto al popolo, citavi il populismo, oltre la destra e la sinistra, la diversa degli sinistra al titolo precedente, per arrivare poi a governare anche di contro al popolo. I titoli che tu hai elencato fanno parte di un percorso che sono all'interno in realtà poi di una scelta editoriale in merito poi a un rapporto anche qui personalmente molto stretto che io ho con De Benoist. Noi sappiamo che De Benoist è molto tradotto e pubblicato in Italia, noi però abbiamo fatto la scelta di evocare i temi e i contenuti che riguardano la critica sociale nel risvolto filosofico-politico e come dire, anche geopolitico rispetto alla citazione molto opportuna sul trattato transatlantico. E vi è una coerenza che arriva a questo ultimo titolo che a mio modo di vedere è straordinariamente rilevante. È straordinariamente rilevante per un insieme di motivi. Provo ad elencarne due che mi sembrano fondamentali appunto. Il primo è che è una fotografia analitica relativamente al pensiero egemone. Poi indubbiamente ci sarà la possibilità di entrare in merito, ma è un testo che nella sua sostanza è in grado di descrivere in ogni sua implicazione il pensiero liberale che all'oggi, alla fin fine,
all'oggi sostanzialmente non accetta replica, non accetta critica, non accetta visione interpretativa difforme dalla modalità con cui si è disposta. Quindi questo libro è molto importante perché affronta il liberalismo da un punto di vista, consentitemi il termine, antropologico, e quindi dà una descrizione della stessa modernità nei termini appunto della attualità. Non è semplicemente un libro di Debenois che trae spunto dalla constatazione della crisi del liberismo economico, cosa che appunto i testi precedenti avevano in particolar modo sottolineato, creando, come dire, però i prodromi di quello che adesso si è fatto esplicito e che probabilmente con la crisi pandemica internazionale si palesa in ultima istanza, cioè come dire, la crisi, la torsione, chissà se il vero e proprio collasso della globalizzazione, la necessità della sovranità politica rispetto alla condizione d'eccezione e quindi, come dire, la smentita palese all'affermazione, ad esempio, di Margaret Thatcher, per cui there isn't not alternative, non c'è altra alternativa a questo modello di società, a questa visione del mondo, a questa lettura dei rapporti di forza sociali, a questo modello economico o forma produttiva caratterizzata appunto all'interno del liberismo e liberalismo come concetto di società aperta. Quindi, come dire, un libro che impostato e si fa, però con la crisi in corso diventa di determinante spettro per interpretare i nostri tempi, all'insegna anche di quello che a questo punto si apre come eventuale prospettiva futura. La seconda motivazione che come dire, gerarchicamente subalterna, ma non meno rilevante, è che questo libro è molto originale. Testi analoghi, non che chiaramente non ci sia una critica al liberalismo da un punto di vista ideologico, pregresso, no? Qui si abbonda, ma un testo così coerente, così analiticamente esplicito in tutti gli ambiti che caratterizzano l'idea del liberalismo e la sua applicazione economica, sociale, culturale, fino anche, ripeto, antropologica, come stile di vita dominante o visione del mondo, non ce n'è. Non ce n'è non solo per la bontà non conformista del pensiero di Alain de Benoist, che io mi permetto di dire uno dei più rilevanti pensatori del dopoguerra, ma anche perché all'insegna dell'egemonia dominante trovare un testo di questo tipo non ha pari. Anche se, visto che siamo qui in una discussione anche di aggiornamento dal punto di vista culturale, recentemente, direi un mese fa, è uscito questo bel libro che comunque consiglio, di Andrea Zoch, Critica della ragione liberale, lo vedete il titolo che è assonante, che è un libro molto ben fatto, molto coerente e che ricostruisce però in questo caso la storia dell'affermazione del pensiero liberale, mentre invece, ripeto, in merito alla versatilità del modo in cui De Benoist riesce ad affrontare il tema, direi che questo libro è particolarmente originale all'insegna di un pensatore che è originale in sé, in quanto appunto si sottrae ai luoghi comuni, alla unilateralità, e riesce, secondo me, in maniera straordinaria a pensare ciò che è divergente o ciò che è contraddittorio in maniera sintetica. Ed è una dote, direi, fondamentale, perché i tempi che vi
propone, come dire, onnicomprensiva e in ultima analisi persuasiva in senso critico dell'esistente. Ecco, io per il momento, come introduzione al testo, mi fermo qui, poi nel colloquio casomai entriamo in merito dei contenuti, diciamo, stretti dell'opera. Certamente. Grazie Edoardo per la chiarezza e lo spirito di sintesi. Adesso passiamo al nostro amico, altrettanto amico, Francesco Marotta, autore saggista che ha anche una importante caratteristica, quello di essere il responsabile italiano del GRES, che è l'associazione creata da De Benoit nel lontano 1968 con Dominique Venner ed altri, quindi una figura molto importante. Abbiamo avuto il piacere di ospitare Francesco a metà dicembre presso la nostra sede per la presentazione del libro che era uscito recentemente in quel periodo, di Alexander Dugin, Il soggetto radicale. In quell'occasione facemmo anche un collegamento con Mosca, con Alexander Dugin stesso, con Skype, ed avevamo il piacere di ascoltare direttamente la voce di Dugin. Ecco, Francesco, collegandomi a quello che diceva Edoardo sulla linearità veramente incredibile di questo testo e sulla estrema chiarezza anche per, perdonami il termine, per non iniziati, il capitolo, alla fine il libro, nel capitolo iniziale parla proprio del che cos'è il liberalismo. Mi ha colpito perché la sintesi che ne fa De Benoit nella parte iniziale, e da cui vorrei che partisse e ti chiedo appunto di sviluppare la tua riflessione, il liberalismo non è nato dall'opera di uno solo, non c'è un autore che predomina sugli altri come base dottrinale, anzi De Benoit stesso dice che coloro che si sono spesso coloro che si sono richiamati al liberalismo ne hanno date anche interpretazioni divergenti e a volte contraddittorie, ma ci sono in realtà dei punti comuni per poterli classificare come autori liberali. De Benoit ne individua due, sintetizzando. La dottrina economica, che identifica nel libero mercato autoregolato paradigma dei fatti sociali, da cui discende anche il modus operandi del liberalismo politico, che applica appunto alla politica la dottrina economica che tende a limitare il più possibile la presenza del fattore politico stesso. E l'altra è l'antropologia di tipo individualista, che ha anche già citato Edoardo, che riposa su una concezione dell'uomo come essere non sociale. Ecco, partendo da quello che è qui l'introduzione, cioè il primo capitolo di questo libro interessante, vorrei che appunto si sviluppasse il tuo intervento proprio partendo da che cos'è il liberalismo e partendo da questa definizione. Innanzitutto ti ringrazio, Paolo, ringrazio gli amici della Terra del Padre e saluto chiaramente l'amico Paolo Zaretti che vi presento. Prima di partire faccio vedere innanzitutto questa perché la mia collettività ha una caratteristica principale, no? Adesso non rispondo alla tua domanda, è una caratteristica molto importante. Ecco, al di là del della sintesi, è l'unico filosofo pensatore intellettuale, perché l'intellettuale non è la salvaccia, ad esempio, è dell'epoca sia moderna ma anche dell'inizio dell'occidentale. Io parlavo del pensiero filosofico di Benoit su un certo aspetto al percorso di vita. Mi metto o Benoit sullo stesso piano, parlo sia di relazione, di sintesi analitica e di profondità nel argomentare quelle che sono le problematiche di oggi, ciò che riguarda la geopolitica, ma ciò che riguarda anche la filosofia nella sua interezza. Ora, rispondendo alla tua domanda, che cos'è il liberalismo? Innanzitutto c'è un bicentamento. Il liberalismo è nient'altro che un errore antropologico.
partendo da questo presupposto, si basa principalmente su due semantiche. La prima è quella prettamente individualista, e la seconda è quella invece di un economicismo spinto, no? Alla sua base ha una sorta di substrato che è legato al nichilismo sociologico. Questa quella di un genere di nichilismo, è onnicomprensiva. Siamo passati da ciò che era nell'epoca della modernità, per cui dall'epoca di Cartesio, dei leggi comunisti sino ad oggi, a un tipo di società completamente liberale e finita, quella descritta per intenderci da Zygmunt Bauman, no? Ad una società che è prevalentemente in cassone, no? Anche questa è raffigurata, tratteggiata dall'idiosincrasia del liberalismo. Ecco, tutti i problemi descritti di sociologici di vari castelli che erano il liberalismo non fa nient'altro che incidere su questa tipologia di società che è astratta, fortemente orientata, anzi, ad un'astrazione, fortemente orientata nei rapporti a dei legami sociali che sono di carattere utilissimo, dove un individuo è in copione di mezzo. Distanziandosi però, cosa non tocca di fatto, però quella di una comunità e appartenenza le quali emergono sempre più volanti e cassosi. No? Qual è un'altra delle prerogative caratteristiche dell'antico che prende un liberalismo? Che tutto questo implica l'essere giunti all'inizio di un'epoca così travagliata, stiamo vedendo tra l'altro quest'ultimo settimane con la crisi emergenziale, che è nient'altro l'inizio della post-moderno. Non è, attenzione da finire, il liberalismo incide ancora parecchio sull'inizio di questo momento storico, come lo chiama giusto attualmente, che incide in ogni sfera, all'economico, alla politica, alla cultura soprattutto. La motivazione principale è racchiusa nella continua trasformazione che il liberalismo implica delle comunità sempre più digitalizzate, sempre più composte da attori scollegati dall'altro, con l'automatizzazione, e provoca una dispercezione di ciò che Jean Bourriat chiamava il passaggio da un settore da intravedere ciò che è reale all'interno, no? Ecco, però a mio avviso il discorso che dobbiamo fare, permettimi, è anche un altro, ed è a mio avviso anche una domanda: e siamo davvero all'inizio della postmodernità oppure no? E siamo davvero all'inizio di una società sotto l'egida del neoliberalismo ormai volatile, era ricorda, gassosa, come abbiamo detto, oppure questa tipologia di comunicazione che è interdisciplinare, che passa dalla politica alla digitalizzazione, da tutto ciò che concerne il portale, dai sistemi di comunicazione e comunità virtuali, può essere in qualche maniera messa da parte, accantonata, no? Diciamo così. Innanzitutto dobbiamo pensare a una cosa che non è da poco, alla nozione di tempo che noi purtroppo impieghiamo anche su questa tipologia di piattaforma, come noi non ci vede, al deprimento di ciascuno solo, di rapporti sia fisici, quindi reali, che non per il mio. La socializzazione è completamente cambiata, e con lei è cambiata anche quello che è un rapporto nella modernità classica, volenta, improntate buona parte sulle forme di relazione e di interscambi fisici, ripetiamo, reali, stravolti da quello che potremmo definire uno spazio sociale dispercettivo, intendendo quello, astratto, dove l'uomo è prettamente orientato a vedere dei legami sociali solamente di carattere utilitaristico, interessato. E si è perso ciò che è la base della società classica, non moderna, da ciò che la modernità ci ha portato, peggiorando ovviamente la situazione.
questo vecchio mondo, uno di relazioni tradizionali, non solo scontati. Con ciò però non possiamo far fronte a questa grande crisi pandemica e sistemica pensando di tornare a una sorta di chiamiamo tribalismo arcaico o qualcosa di simile. Cioè, liberalismo, ma come anche il progresso, ha una sorta di percezione della, del tempo e dei tempi storici è completamente sbagliato. Per il liberalismo perché il progressivo tempo storico è faccio medaglia, e di per sé che è una linea retta, no? Il neoliberalismo. Questo cosa implica? Che o si amplifica ciò che era presente nel tempo storico, nel passato, storicizzando sotto un certo ambito, a detrimento però l'esperienza che può dare a tutti, dopo avremo sperimentato, no? E ha una sorta invece di presentismo sempre più patente per ciò che riguarda invece il tempo del presente. E a mio avviso invece è una cosa che è più giovane, per ciò che riguarda il futuro. Con questo cosa voglio dire? Non vediamo insomma. Poi pensiamo, immaginarci una sorta di evidente orario, che questa ideologia, questa dottrina liberale, ci presenta man mano prossimo a venire ma attuale non è sempre più raggiungibile il futuro. Per la religione liberale che cos'è? È semplicemente una sorta di paradiso terrestre che tutti possono avere, tutti possono raggiungere, ma quando arriva un momento pratico, quando siamo di volta lì per lì, per la non ci sfugge, no? Ecco, non ci sfugge perché? Perché è astratto, è immaginifico, non è reale. È l'intergenere, come abbiamo detto prima Gianni Milano, che sostituisce il reale, e soprattutto il vero, che è molto, una cosa molto diversa, no? E quando arriva qualche domanda passo la parola, va bene? No, va bene, se volevi completare c'è tempo, tanto Edoardo ha tempo fino alle 7, riesco a fargli una domanda anche a lui. Ah, vabbè. Però quando ci troviamo, io parlerò su ciò che riguarda il nichilismo. Ecco, noi dovremmo però prestare attenzione sia alla sua strattezza, ma in particolar modo però, e questo rende Provaccio lo dice bene, alla sua impugna professione a rendere nazionale e opusmatura qualsiasi cosa che si manifesta a loro. Con questo cosa vuol dire? Che tutto ciò che vedete è l'esatto contrario della politizzazione, del ridurre l'uomo e lei comunque l'hanno discollegato uno dall'altro, ma purificando ciò che è universale al posto del partito. No. Ecco, a lei suggerisce quanto l'astratto sia uscito nel corso del tempo a ridurre le relazioni, queste sì, le culture particolari, le lingue e gli stili di vita dell'uomo. Tutto è stato di nuovo un processo incondizionato della produzione, della produttività e redditività e del plus valore che hanno di chiunque il pensiero, la teoria e la prassi. Qual è il fatto, tornando alla domanda iniziale, una parte grazie alle ragioni per non capire del liberalismo, no? E poi l'avete scomposto, anzi da avere separato su un punto, ciò che ha detto la teoria dalla prassi. Una ricerca continua della prassi ma senza la teoria. Ecco, la possibilità, una vita vera, come giustamente scritto anche Cristo Perlastro, riprendendo uno dei suoi assunti, di una vita vita, che andiamo a ripetere, trattando la vita con una serie di bisogni ed eventualità improvvise. No? Esatto. Ecco, c'è luce anche a questo tipo di dottrina, ma non è soltanto il capire a livello di pensiero che cosa sta accadendo, che cosa sia il liberalismo, ma lei deve andare a pensare altrimenti, ma soprattutto a pensare con la vostra testa, attenzione, non a pensare con la testa altrui. Le sue opere, i suoi scritti sono quello a verificare. Sono parte per essere vita pubblica, no. Non per essere lì sulla libera di casa con il flusso o la sorta di pietra di casa. Per lui la saggistica
è la maniera più pratica per esprimersi, cioè la maniera più diretta di cui può uscire, no? Ecco, però tornando alla, al concetto di base della ricerca, questa ossessività e della pratica neoliberale per raggiungere, insomma, posti in qualche posto di quello che è un autore, nel desiderio, ecco, nel desiderato, facendo passare in secondo piano qualsiasi cosa che è legato agli altri, no? Per cui stava subendo con l'individualismo di cui parlava. Il liberalismo non è che obbliga, non è che impone. Cioè il liberalismo è innanzitutto contenuto la dottrina, ma la dottrina che è ben precisa non è una dottrina astratta, come detto giustamente dell'uomo, è una dottrina ben strutturata e copre tutti gli ambiti della società, no? In cui viviamo. Che questo so dall'insegnamento, fatto un esempio, al mondo del lavoro ci confrontiamo quotidianamente, magari con colleghi di lavoro o altre persone, insomma, che fondamentalmente, quando tu magari tutti i requisiti che non possono essere normali, torni in un rispettivo delle risposte che sono veramente non astratte, ma quasi alla teoria, quasi alla, diciamo, la mistificazione, io direi il termine duro, ma è quello, di ciò che veramente si vede e si percepisce negli accadimenti in atto. No? E però del fatto, ricordiamoci, queste persone lo spingono su un'immediatezza che richiama, che riporta a quel tipo di presentismo, che è quello, ci accorgiamo di quanto sia influente, di quanta influenza su tutti noi. Ed è parte principale dell'individualismo, del substrato dell'ideologia libera, no? Facendo opposto quello che è l'essenzialismo reduttivista, cioè riportato sull'esasperazione che degenera una specie di spettacolo estetico. Ha parlato però che cosa? Ecco, con una filosofia della storia aperta, sempre aperta, ma imprisa di un ideologismo. Ecco, io sono del parere, poi chiudo e passo la parola del Donato, che il liberalismo, a mio avviso, è purtroppo sia un dato di fatto, ma soprattutto non separato da una differenza con l'identificazione delle ideologie del policentro associate alla filosofia. Ecco, noi dobbiamo pensare al liberalismo come questa tipologia di dottrina. Chiarissimo, chiarissimo, esaustivo, grazie, grazie a Francesco. E Edoardo, allora volevo, partendo dalla riflessione di Francesco, arrivare a aggiungere qualche elemento proprio anche legato all'attualità. Se oggi noi guardiamo come viene gestita questa crisi, e vediamo che gli organismi sovranazionali, ma anche i governi nazionali, ma diciamo rimaniamo, gli organismi sovranazionali che avrebbero il compito di trovare soluzioni a un stato eccezionale, in realtà utilizzino comunque sempre il principio della governance, quello che ha ispirato e guidato tutti i passi importanti dell'Unione Europea dal Trattato di Maastricht in poi. Forse anche prima, però andremo troppo in là. Le decisioni sembrano prese come se si trattasse di un consiglio di amministrazione che deve intervenire in sostegno di sue filiali decentrate che sono in una situazione difficile. Ecco. E per cui criteri totalmente economicisti, le leve principali dell'interesse del profitto che devono essere modulate in funzione della situazione di mercato, che in questo caso quello della pandemia, col blocco, il forte rallentamento dei settori produttivi. Ma il problema principale, secondo me, è anche che oggi questo, e abbiamo visto anche il perché, viene percepito da tanti come l'unico modello esistente, tant'è che noi abbiamo un dibattito anche tra la gente comune, per le strade, tra i cittadini, tra gli italiani, tra gli europei,
in cui comunque tanti, anche magari gente che guadagna 800-900 euro al mese, parte dal principio dicendo, cioè, certo, non ci sono le risorse, capisco, perché quello è il modello che hanno ascoltato fino adesso. Ecco, collegandomi a quello che diceva Francesco, come strumenti come il libro di De Benoist sono armi, nel senso armi del sapere, da poter utilizzare, ecco, come si riesce in maniera, diciamo, concreta ed efficace a destrutturare, perché si deve partire da lì, quella che è la narrazione del pensiero unico, proprio per riuscire a trasmettere l'idea, per poi alla fine, che c'è un nuovo modello, un nuovo mondo, usiamo parole, un nuovo mondo possibile, e che l'unica realtà, diciamo, esistente non è quella attuale e quella su cui si basano le decisioni di governi e di organismi sovranazionali che usano il principio della governance. Cioè, come si passare quasi al che fare di leniniana memoria, ecco. Sì. Beh, ovviamente è impegnativo, no? Pensare in termini del che fare di leniniana memoria. Vabbè, sì, questo l'ho aggiunto per... No, tu fai bene, anche perché ci vuole un soggetto rivoluzionario, e allora sinceramente io non vedo un soggetto rivoluzionario. C'è invece una situazione che tanto più alla luce della conseguenza dell'emergenza sanitaria, che diventerà sicuramente una crisi economica, probabilmente con difficili comparazioni storiche, create le condizioni, casomai, come dire, di ribellione, ma di ribellione anche generalizzata rispetto ai parametri che noi conosciamo. Però vediamo di dire alcune cose, perché tu giustamente hai fatto un quadro attualizzato all'esistente, ovviamente, ma più in merito alla particolarità della crisi che stiamo vivendo, della crisi pandemica, che però appunto la sta dicendo lunga, non solo del percorso descrittivo di come si sarebbe andati a finire indipendentemente da una pandemia o meno, ma in questo caso con la pandemia queste contraddizioni sono esplose in maniera evidente. Ed è evidente anche come, tra l'altro, penso, per quanto riguarda la situazione italiana, la dimensione della governance si caratterizza come un governo che decide in termini di sicurezza collettiva, imponendo una dimensione liberticida mai vissuta, però lascia che le decisioni vengano prese da come dire, degli apparati di riferimento che politici non sono. Mentre invece questa sarebbe proprio l'occasione, ed è l'occasione culturalmente quantomeno, per evocare il primato del politico, perché è il politico non solo che chiaramente decide nello stato di eccezione, ma è il politico che ha la responsabilità della collettività. La collettività non può essere amministrata in funzione della razionalizzazione di se medesima, perché in quel quadro e in quell'implicazione, adesso non entriamo in giudizi di valore perché tra l'altro la situazione è in divenire, però si dimostra praticamente di come siamo entrati in questo tunnel e di come difficilmente ne usciremo. Come si è creato l'attore di tutto questo? Beh, prima si parlava sulla falsificazione ideologica del liberalismo. Una di esse, che è dalla sua origine, è che la logica di mercato, la logica individualistica, sia una condizione naturale, quando è palese che è una costruzione storica. Costruzione storica non vuol dire che non è empiricamente esistente, ma non è assolutamente vero che dal baratto alla condizione dello scambio passa l'incondizione di questa provvidenza atea che è la mano invisibile che fa incontrare la domanda e l'offerta, perché la reciprocità nelle relazioni tra gli individui, cioè tra le persone in una comunità, sono le caratteristiche sociali che hanno appunto dato forma alla civiltà o anche alle culture preletterarie per millenni. L'uomo ha vissuto in una dimensione per cui oikos nomos, l'economia, è stata intesa come sussistenza alla vita comunitaria, e di conseguenza l'altra falsificazione, no, del ruolo dello Stato, proprio in merito invece alla necessità, all'oggi, del concetto di sovranità.
riaffermazione della dimensione autonoma del politico rispetto alle funzioni tecniche, no? L'amministrazione dell'esistente. Beh, appunto, la funzione dello Stato, noi sappiamo che il liberalismo unito al liberismo, il liberalitarismo, io tendo a chiamarlo come un neologismo di cui mi scuserete dal dire, parte dal presupposto che lo Stato deve essere ridotto a sentinella o entità guardiana in termini di sicurezza dell'individuo, lasciando però a quest'ultimo il protagonismo nello sviluppo della realtà sociale, come se la società moderna di mercato non sia stata costruita attraverso il monopolio di una moneta con una banca centrale e con una sovranità appunto statuale che all'interno della filosofia secolarizzata che ha ridotto la natura a meccanicismo utilitaristico causalistico ha proiettato l'individuo come entità atomistica che si aggrega esclusivamente in funzione del proprio utile, utile che rimanda, ed è l'ultima cosa che voglio dire dal punto di vista filosofico, su un concetto di libertà completamente astratta tanto quanto materialistica, perché noi sappiamo che la libertà liberale è la libertà cosiddetta negativa, per cui uno è libero nei limiti della libertà dell'altro. E parte dal presupposto, ancora prima di John Locke, di Thomas Hobbes, che vede in natura una condizione meccanica di un corpo in movimento. Questo corpo in movimento può essere fermato soltanto dall'ostacolo altrui. Tanto è vero che in Thomas Hobbes poi si qualifica lo stato assoluto che impone la legge indipendentemente dalla giustizia. Mentre invece la dimensione della libertà nel canone classico è la libertà che a logica distinta della filosofia morale come libertà positiva, cioè la libertà che attiene alla vita buona, che attiene all'autogoverno di sé, e l'autogoverno di sé attiene una virtù che è condivisa in chiave comunitaria. Tant'è vero che noi sappiamo che la democrazia degli antichi e democrazia dei moderni, per dire la convention di Costante, da liberale giustifica quella dei moderni, io mi richiamo a quella degli antichi, nel momento in cui chi non partecipa è un idiota, idiotes, cioè è una persona che si sottrae alla dimensione del bene comune. Ecco, se questo è il quadro, noi abbiamo un attimo la possibilità di provo a fare un'inferenza anche all'ottima dissertazione di Francesco, cioè quando io prima ho detto oggi il liberalismo è diventato un'entità che va oltre la rappresentazione di una ideologia, non fosse altro che al momento ha sconfitto tutte le altre che ha prodotto la modernità, ma perché non ha più una dimensione in quanto tale politica, rappresenta una realtà in cui l'utilitarismo, la visione prosaica dell'esistente, la visione non estetica dell'esistente, e non sembri un'affermazione marginale quella dell'estetica, perché nella vita buona della classicità, kalos, kai, kakos, bene, bello, vero, caratterizza l'etica, quindi lo stile, il comportamento verticale dell'essere umano rispetto invece alla dimensione prosaica del proprio egoismo. Bene, con la vittoria del liberalismo, l'individuo è diventato il soggetto di riferimento di una umanità emancipata da ogni appartenenza comunitaria, da ogni senso di appartenenza all'identità collettiva, catalizzando l'ideologia dei diritti umani in chiave di quel catechismo, diciamo, secolarizzato, che è politicamente corretto. Questo liberalismo, cioè, è riuscito nell'intento di non solo disincantare il mondo, no? All'interno di una visione materialistica, meccanicistica, atomistica, edonistica, ma ha, come dire, radicalmente sostituito il politico nella sua autonomia con la dimensione autoregolata, giuridico-amministrativa, tecnico-scientifica e moralistica, di
deriva di vera e propria dittatura sanitaria, dove, ritornando a quello che stavo dicendo, il politico non ha più la responsabilità rispetto al fatus, cioè rispetto alla dimensione dell'imprevedibile, della decisione ultima, rispetto a un valore della vita che non è meramente biologico-sanitaria, ma sostanzialmente delega se medesimo a che cosa? A una funzionalità di un'umanità ridotta a bestiame da mercato. Allora, più che un'idea politica, siamo di fronte, consentitemi anche in questo caso il termine, a una vera e propria sussunzione totalitaria della realtà. Perché totalitaria? Perché anche su questo Alain de Benoist ha scritto cose straordinariamente significative. Il totalitario è la riduzione all'uno. Il totalitario è la venuta meno di una dimensione pluralistica e politeistica, potrei dire in ambito internazionale, non a caso multilaterale, e quindi legata a rapporti reciproci, ma anche conflittuali, però nella pari dignità delle sovranità statuali, nazionali o anche altri tipi di sovranità come possono essere quelle imperiali o quantomeno continentali. Bene, in questa maniera questo liberalismo, proprio su quel tratto antropologico che ho richiamato in merito all'importanza di questo libro, si è andata a permeare nel profondo del tessuto sociale, nel profondo dei comportamenti, e oggi è inteso come l'ordine naturale delle cose, un po' come si è imposto il liberalismo come liberismo, raccontandoci in maniera ideologica che è naturale il mercato, cosa che assolutamente naturale non è. Bene, all'oggi noi siamo di fronte a una prospettiva veramente di, come dire, chiave biopolitica, per dirla con Foucault. Questa biopolitica umanitaria, no? Holbeck, con questo famoso romanzo, no, ha parlato di particelle elementari. Noi siamo di fronte sostanzialmente a una entità con cui il sistema autoregolato, l'umaniano, no, autoregolato in maniera tecnica, regola la vita biologica e fisica e quindi pone in termini di istituti giuridici un condizionamento tecnologico in termini di diritti che non attengono a ciò che è giusto, no? Ma a quello che tu pretendi rispetto all'altro, e anche la medicalizzazione, come dire, dell'esistente, risponde sostanzialmente a una polverizzazione dell'identità della persona rispetto a valori, termini di paragone che non solo lo legano alla comunità di cui è parte, e all'oggi quanto è grave una società ridotta a entità atomistica o umanica, perché noi lo vediamo che con questa distanziazione fisica in realtà si pratica una distanziazione sociale, la quale praticamente esacerba e pone alla potenza il primato dell'individuo che in chiave egoistica vede l'altro solo come interlocutore del proprio interesse, e l'interesse all'oggi, tanto più in merito al timore ovviamente dell'esistenza, diventa un allontanamento del comun sentire, del pathos sostanzialmente della collettività. Ecco, e che cos'è che ha sostituito questo pathos sociale della relazione, questa dimensione empatica e calda del vivere associato e così dire anche del senso comune che dice al dottore più forte riferimento al quale di Alain de Benoist vede appunto fatto venire meno. E consumo, la rapida sostituzione del materiale umano, pensate alla genetica, all'eutanasia, l'immigrazione di massa, è un palcoscenico distopico, non è più un palcoscenico politico, è un palcoscenico che ha nel caos quella libertà creativa non della poiesis, del fare il bello, ma di produrre l'indistinto, l'informe, perché nell'informe si alimenta la logica speculativa di una crescita economica priva della comunità di appartenenza, perché la speculazione dell'economia finanziaria è basata sull'intento
mutamento antropologico. Perché mutamento antropologico? Perché l'essere umano non può accettare, non può vivere nel modello sociale che è costruito da questi automatismi tecnico-scientifici nihilistici. E quindi l'oligarchia ha posto l'indirizzo di un mutamento antropologico dell'umanità per adeguarla in maniera suicida, in maniera suicida, al modello improprio che so qui ovviamente dei limiti del nostro piacevole incontro cercando di descrivere. Insomma, giustamente prima si parlava di una dimensione fluida, no? La liquidità di Bauman, ma oltre, oggi siamo alla vera e propria valorizzazione, no? Dell'identità della persona. Questo individuo mutante, postumano, che si prefigura, che si prefigura, diciamo così, rispetto al presente che stiamo vivendo, non sarebbe possibile senza la premessa filosofico-politica liberale e liberista rispetto alla condizione strutturale del dominio dell'economico, rispetto alla sua reale funzione che, ripeto, e dovrebbe essere di sussistenza rispetto alla comunità, il villaggio di Aristotele, perché la virtù in Aristotele della comunità si palesa nella dimensione della polis, e la polis vede che gli oli se non partecipano, e che il governo è il governo della comun presa, diciamo così, di posizione in merito al da farsi, in merito dell'operarsi, con tanto di implicazione, prima parlavo del fatto, sacrale del ruolo rispetto al destino, no? Prima giustamente parlavate della storia come vettore unilaterale e retto, e invece di una dimensione, come vedete, che quasi un eterno ritorno fa ritornare l'eterno, della rilevanza di una decisione che qualifichi l'amor fa, l'amore per il proprio destino, sapere affrontare l'avversità rispetto a scolpire nella forma il divenire dell'essere. Ecco, tutto questo è estraneo al mondo che ha costruito il pensiero egemone liberale. L'antropologia individualistica e utilitaristica è insofferente alla natura, è insofferente al senso comune della realtà, è infervorata da una tensione faustiana, titanica, prometeica, legata all'illimitato, alla mancanza di forma, nega la forma anche come bellezza del vivere, delle forme politiche istituzionali, delle forme organizzate sociali, e nella dimensione del disincanto nichilista degrada la sacralità del vivente, genera appunto al posto della sacralità del vivente, la sacralità del rapporto empatico tra natura e cultura, dei sistemi economici, politici, giuridici che sono destinati alla catastrofe. Allora, quello che noi stiamo vivendo è probabilmente l'anticipo di quello che può non essere un'idea di uno sviluppo illimitato rispetto a risorse date. E lo sviluppo illimitato rispetto a risorse date è proprio di fronte al voler imporre l'astrazione, l'astrattezza dell'irrelato finanziario, dove l'economico non è più la dimensione produttiva dell'autosussistenza di un'identità in chiave comunitaria, ma è il palcoscenico dell'egoismo individuale. Il messaggio, diciamo, con cui voglio lasciare è torna a essere filosofico. Questo demone titanico, questo demone privo di idee, privo di forma, si associa e si sposa a ritenere che la tecnica possa risolvere i problemi creati dalla tecnica, che la tecnica stessa crea. Ergo, e qui vi taccio, non è il liberalismo che può farci attraversare in maniera virtuosa questa crisi e la crisi di civiltà o di civilizzazione che caratterizza questi tempi.
da questo punto di vista persuaso che se stiamo vivendo la crisi dell'emergenza sanitaria della pandemia, quello che gli seguirà come crisi economica e sociale aprirà ulteriormente la implicazione di una necessità di un mutamento di paradigma. E il paradigma liberista non è adatto alla tempra dei tempi che si approssima. Io vi devo ringraziare perché sono arrivato alle 7 e vi devo lasciare. Però spero di essere stato chiaro. Ti ringraziamo, sei stato, Edoardo, sei stato chiarissimo, esaustivo, e ti salutiamo anche dandoci un appuntamento, questa volta non più virtuale ma reale, a Modena, da noi, appena sarà possibile, con un grande piacere. Guarda, è un invito che colgo, non solo, lo sai, perché partecipare ai vostri eventi per me mi rende orgoglioso dell'amicizia che abbiamo, ma anche perché in questo invito di relazione diretta c'è anche quello che stiamo dicendo. Sì. Speriamo il prima possibile di riuscire a convivere con la situazione, però ridando una gerarchia di valori tra i quali quello comunitario sia determinante. E in questo c'è appunto l'implicazione anche di tornare insieme a fare le cose in maniera diretta con le persone, vivendo una dimensione identitaria, relazionale e comunitaria. Ti ringrazio, buona serata. Condividiamo l'auspicio e ti salutiamo. Ciao, grazie mille. Ciao a tutti. Bene. Francesco, se tu ti vuoi collegare all'intervento che ha fatto, e tu avevi già dato degli spunti, non so, partendo anche dal sappiamo che nel concetto liberale c'è l'affermazione della libertà dell'individuo, mettendo come limite la libertà diciamo dell'altro. E, ecco, come si può invece passare a una esigenza invece comunitaria dove ognuno possa dare il meglio, cioè cambi il paradigma in cui ognuno possa dare il meglio di sé, e come può essere appunto gestito quello che forse è uno dei punti principali del passaggio da questa visione attuale a quella che Edoardo, ma tante volte lo stesso De Benoit chiama appunto la visione comunitaria. Direi dal presupposto che per uscire, insomma, da rincorarci da queste sfide, perché poi come hai visto, come tono anche di ascoltare l'Edoardo, è una sfida, no? Sono più sfide che tono, e tanto che il fatto totale sociale che a monte chiamato capitalismo. Per cui, logicamente, noi non possiamo, prima di comprendere o di riuscire perlomeno a pensare cosa fare e cosa non fare, non possiamo non tenere presente che il capitalismo è, come ho detto prima, sì un fatto sociale totale, ma soprattutto è un fatto storico, cioè, attenzione, un fatto storico che però non è finito con l'epoca dei famosi signori del popolo. Anzi, tanto, ha mutato forma, ha cambiato la sua forma, la sua essenza anche, lo spiego, portandoci a questa tipologia di illimitatezza, no? di aver perso con tutti noi ciò che è il senso di vita, no? E qui io partirei proprio da questo, dal riscoprire ciò che è il senso di vita e ragionare su non qualcosa che riguardi prettamente che abbiamo tutto intero conosciuto tutti, ma partendo dalle piccole cose, dal senso di comunità, non io un senso di comunità, attenzione, non può intendere una sorta di comunitarismo quanto, no? È riscoprire innanzitutto lo stare insieme.
riscoprire ciò che sono, anche i legami, ma ciò che noi tutti abbiamo, a differenza di altri, o di altre comunità, o di altre identità, o di altre tradizioni, molto più vicino alla nostra, differentemente dagli altri. Con questo possiamo fare anche un paragone su ciò che accade, su ciò, anzi su quello che potrebbe accadere, alla fine di questa crisi pandemica, no? Ecco, è un dato di fatto che fin dall'epoca sia dell'unipolarismo e del bipolarismo in generale, no? Noi ci stiamo addentrando in un territorio che da noi è sconosciuto. Ci stiamo quasi avvicinando a ciò che è un multipolarismo. Ecco, voi per rispondere alla tua domanda iniziale dobbiamo concepire questo non come un male, ma come qualcosa che può far riaffiorare ciò che abbiamo perso. Ciò che abbiamo perso però in maniera anche disgraziatamente fortunosa. Ecco, fortunosa perché? Fortunosa perché logicamente il liberalismo e logicamente ancella del capitalismo, perché quello è, ha completamente diretto al nostro modo di pensare, no? Cioè, per farti un paragone semplice, un paragone terra a terra, in modo che sia accessibile a tutti, no? Ecco, l'astratto di cui parlavamo prima, cioè tutto ciò che comprende il senso del motivo, no? E inaspettatamente che cosa? Prima di tutto, alle prese con un ritrovato senso dei limiti, ma dobbiamo però fare molta attenzione alle ulteriori distinzioni sul senso di limite, che erano caratteristica principale della modernità, con il senso del limite invece della postmodernità. Ecco, nell'epoca moderna il limite non è altro che la rappresentazione e il superamento degli stessi, l'andare al di là dei limiti. Diciamo prosulta, dobbiamo chiamarlo così, di un cammino che però si vuole intraprendere a capofitto che un terreno sconosciuto del no più totale, no? Per cui ciò che riguarda il pensiero, tornando alla Kant o a Locke, a differenza di come poi la storia ci ha insegnato, che ha dei pochi sviluppi, dei pochi risvolti, ecco, non possiamo ragionare su qualcosa che innanzitutto anteposto questo relativismo, che è il senso del limite, cioè per seguire questo relativismo nel senso del non limite è un errore madornale, è un dato di fatto che siamo riusciti solo a ottenere il risultato contrario, ma noi, ma anche Kant e Locke, questa cosa qua deve essere chiara. Se non riusciamo a comprendere questo, non riusciamo a comprendere il momento storico in cui viviamo. Queste frontiere tra il conosciuto e il prestudente sono state annullate. Il pensiero che ne è scaturito lo troviamo così com'è nella postmodernità. Non è che sia differente, è maggiorato, è più pervasivo. Siamo diventati, a nostro malgrado, i propugnatori di un'esistenza che contempla una sola verità, è l'assenza di tutte le altre verità. Cioè, pensiamo un po' anche a questo, no? Cioè, noi facendosi, per farti capire meglio, al primo mese, corriero le suggerisci che i fatti esistono e dobbiamo obbligatoriamente dare retta solo all'interpretazione. Abbiamo assorbito il corso, però, perché questo va detto, anche e soprattutto in un mondo, chiamiamolo tradizionalista, è un Nietzsche che è precettista. Ecco, dimentichiamoci però, perché fu lo stesso Nietzsche a definire mille chi non si adopera per cercare la verità. Certo. Chiarissimo anche questo. E, Francesco, una cosa, entrando, non dico nel dibattito culturale che esiste in Italia, ma un po' sì, vorrei, c'è cioè, prendo lo spunto da un capitolo del libro in cui si parla del pensiero di von Hayek, della scuola austriaca di von Hayek, e si parte dicendo appunto che così all'inizio, alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, da parte di alcuni, diciamo, chiamiamoli intellettuali di area liberale,
c'era appunto c'era stato il tentativo di, diciamo, di parlare di una frattura tra liberalismo precedente o comunque del, diciamo, liberalismo fondato sull'empirismo della tabula rasa, quindi che è sfociata anche nella corrente libertaria e cosiddetta anarcocapitalista. Si cercò di contrapporre un liberalismo buono, capace di preservare le tradizioni e quindi perfettamente conciliabili con un punto di vista nazionale. Ora, al di là dei richiami a von Hayek, che diceva molte altre cose e non proprio in linea con questa conclusione, però in Italia diciamo che non è, sì, è poco conosciuto e viene raramente citato, anche perché il nome austriaco e tedesco in certi ambienti magari suona male, questa è una battuta. Mentre invece l'idea del nazional liberalismo, del liberalismo conservatore, da alcuni anni è ritornato con, diciamo, portato avanti da alcuni, possiamo chiamarli, centri studi o comunque associazione, come una soluzione alla crisi che viene percepita da tutti del modello, diciamo, globalista, e viene citato appunto un conservatorismo liberale basato su, tra l'altro, cercando sulla, una parte della tradizione italiana cosiddetta conservatrice e il pensiero liberale anglosassone. Ecco, chiaramente il paragrafo del libro di De Benoist è molto più articolato, però venendo a noi, come un tuo giudizio su questo tentativo che esiste da alcuni anni, appunto, di dire si supera la crisi che non viene negata del modello globalista con una nuova sintesi tra conservatorismo, tradizione del conservatorismo italiano, si cita spesso Prezzolini, e la tradizione liberale anglosassone. Guarda, parto con dire che innanzitutto questo conservatorismo liberale non è mai scomparso, certo, da questo presupposto. Ma non si è neanche, tra l'altro, nell'ultimo periodo ripresentato in maniera così, è sempre esibito. Ciò di cui parliamo in pratica è anche una sorta di scuola di pensiero che ha fatto parte anche della destra tradizionalista, che ha fatto parte anche della destra storica, definiamola, no? Ecco, sì. Bisogna essere anche... cosa voglio dire? Insomma, è una scuola di pensiero che, a mio avviso, ad oggi ritroviamo tale e quale nell'ambito sia dei gangli della politica interna che estera, che ritroviamo tale e quale anche negli angoli dell'economia finanziarizzata, non dell'economia, dell'economia finanziarizzata, una cosa molto diversa, e che ritroviamo anche nell'ambito culturale. In questi tre ambiti abbiamo una sorta di riproponimento di questi assunti neoliberali, perché parliamo di questo, sono assunti neoliberali, no? Ciò però comporta che questi assunti neoliberali facciano parte di un tradizionalismo e soprattutto di un conservatorismo. Ma non c'è un solo conservatorismo, cioè, non esiste un conservatorismo prettamente liberale. Esiste un conservatorismo che è un conservatorismo di tipo sociale, un conservatorismo nazionale, eccetera, eccetera. Per cui non è, chiamiamo una scuola di pensiero a mio avviso preminente su tutte le altre, è semplicemente quella che è più vista, ovviamente che è sempre tanto parte dei giochi, mettiamo anche la tua ideologia, scegli di questa, certo, questa digressione, questa piccola digressione, che è sempre tanto parte anche della politica, degli ovviamente. Come la vedo sul loro intendere la situazione, tornando a quello che tu mi hai chiesto? Ecco, di avviso la visione è abbastanza miope. Una visione miope per quale motivo? Principalmente perché hanno una sorta di intendere ciò che accade
come se fosse quasi da una parte imputabile, dall'altra parte invece richiamandosi a un passato che loro pensano di aver vissuto, un passato fantastico, un passato meraviglioso, un passato in cui le vecchie droghe, ecco diciamo così, del conservatorismo liberale hanno indicato la strada che tutti o meno male dovevano seguire. Ecco, bene, abbiamo scoperto in realtà che è andata diversamente, è andata molto diversamente da quello che loro pensavano. Per ciò che invece riguarda ciò che sta succedendo, beh, lo stiamo vedendo, è che io entro cosa che prendi, non potevo fare, ma mi tocca andare, anche in un ambito che è politico, no? Lo abbiamo portato nell'ultima votazione al Parlamento europeo, su ciò che riguarda il MES, abbiamo visto su. Da una parte abbiamo visto che cosa? Un partito facente capo di un centro-destra al mercato, che ha votato, questo la Lega, al MES e vogliono. Dall'altra parte abbiamo trovato un partito che invece è il partito di rappresentanza di quel conservatorismo liberale di cui tu parli, che invece non ha votato il MES, ma per gli Eurobond. Cioè, insomma, un cappio diverso, magari un po' più appellito, un po' più accettabile, un po' più passante. Niente poco di meno di questo, no? Ecco, però il loro tendere, il loro pensiero politico, prettamente politico, non va più là del semplice attualismo. Cioè, certo. Tutto il messaggio che riguarda soltanto la ricerca spasmodica di un qualcosa che è attuale nel messaggio politico. Cioè, a mio avviso non c'è lungimiranza. Ecco, non c'è lungimiranza, non c'è analisi, ma soprattutto non c'è la volontà di capire che questo momento storico è un momento non decisivo in sé per sé, perché la storia è fatta di passaggi, di periodi, di momenti storici, come li chiama veramente che quando. Nulla è finito. Cioè, nulla è chiuso, la storia è aperta. Ecco, questo passaggio la rende un altro segno molto vero. Nulla è definitivamente molto chiuso, la storia è sempre aperta. Detto questo, poi vi lascio giustamente la parola. Abbiamo a che fare, vediamo con questa pandemia, tornando, provo a dire, non solo al conservatorismo liberale, ma il mio riferimento va a un certo tipo di tradizionalismo in generale. Ecco, abbiamo due biforcazioni. La prima biforcazione che pensa che questo periodo qui sia l'inizio, tra virgolette, di un Kali Yuga di Goliana memoria. L'altra corrente, chiamiamola così invece, pensa che tutto debba essere invece un continuo di ciò che sta. Allora, sbagliano entrambi. Vanno entrare perché non siamo alla fine di un periodo e basta, non siamo alla fine della. Non siamo all'avvento dell'Apocalisse, per intenderci, no? Ecco, siamo arrivati a ciò. Dopo questa pandemia, dopo questa crisi, la storia la scrive un po'. Chiarissimo. Dobbiamo ricordarci anche questo. Se non abbiamo contezza di ciò, ripetiamo sia le stesse cose del passato, ma soprattutto diamo adito sia a ciò che riguarda il neoliberalismo, ma ciò che riguarda soprattutto il capitalismo, di ristrutturarsi in maniera tale da cambiare prima due paradigmi. Cioè, il problema è questo. L'unico obiettivo che ha il capitalismo, la società liberale, qual è? Fondamentalmente a guida del capitale, è semplicemente il più possibile, una corsa sfrenata in avanti a ciò che riguarda la, come abbiamo detto poc'anzi prima, alla produttività incontrollata, per cui qualsiasi tipo di merce, è la società di mercato per eccellenza. Noi non viviamo in una società diversa, cioè noi dobbiamo pensare che l'Italia, ma come anche gli Stati Uniti, come anche la Germania, come anche guarda cosa arriva a dirti la Cina, non vive in una società diversa che non sia quella di mercato. Attenzione, viviamo tutti in una società che magari ha
in un certo qual modo, magari meno assunti della società di mercato, no? E chi più e chi meno. Ma non è proprio così. Cioè, l'inglese loro parliamo perfettamente da Washington a Pechino, capito, no? Partiamo anche da questo, no? Per cui, secondo me, per il giugno, e ti lascio a mio avviso, questo è il mio parere, non siamo alla fine di ciò che riguarda la mondializzazione. Noi siamo, questo penso, a una sorta di rallentamento forte della globalizzazione, sì. Per ovvi motivi che la pandemia ha inficiato, eccetera. Ma ciò che riguarda invece la mondializzazione come pensiero dottrinale non è comunque intaccato. Tant'è che meno di una settimana fa si parlava di ciò che riguarda una sorta di nuovo ordine mondiale per fronteggiare questa tipologia di pandemia. Certo. Ecco. Poi cerchiamo di capire, le due cose vanno distinte. La globalizzazione è una conseguenza della mondializzazione. Cioè, non dimentichiamo. Chiarissimo, grazie ancora. Francesco, io vorrei farti ancora, abuso ancora del tuo tempo, una domanda a maggior ragione per te che sei il referente del gruppo Monde Recherche et Études della Civilizzazione Europea, quindi il GRES. Alain de Benoist in questi ultimi anni, e ho il piccolo privilegio di averglielo sentito dire di persona durante i dibattiti sulla presentazione del suo libro Il Trattato Transatlantico, in cui si è parlato di Europa. Qualche decennio fa, penso fosse stato uno dei primi a parlare anche di un'Europa della civiltà che anche in senso federale potesse superare gli egoismi nazionali per creare un qualcosa che fosse in linea all'altezza della storia e della tradizione. Lui stesso, e tu sicuramente lo sai molto meglio di me, ha detto già da qualche anno che su questa costruzione europea c'è da fare tavola rasa e ricominciare da capo. Non che quel sogno fosse sbagliato, ma con questa Unione Europea, con questi parametri, è difficile possibile riformare dall'interno, ma c'è da ripartire da zero. Ci dai qualche riferimento appunto su questa idea di Europa che poi insomma con questa... No, Fabio, quello che posso dirti è anzitutto è proprio la costruzione di questa Europa sin dall'inizio errata, no? Ecco, poi dobbiamo pensare solo che questa Europa qui è stata fondata principalmente sull'economia e non sulla politica, cioè perché è qualcosa che va veramente, cioè va a detrimento di ciò che è l'Europa in senso autentico, si è inserito all'interno di questa Europa l'Inghilterra, ma l'Inghilterra dobbiamo anche ricordarci che è un'isola dell'Atlantico, non era e non è parte a livello geografico, e quindi il riferimento a molti pensieri sulla meta politica, quando però alcuni manco conoscono i fondamenti della geografia. Cioè, l'Inghilterra è un'isola di un'altra. Quando noi parliamo di Europa, noi parliamo di un continente terrestre. Certo. Innanzitutto. Ecco, poi, che parlerò su questa Europa? Sulle basi che noi vediamo, su queste basi, su invece ciò che dovrebbe essere, il discorso è ben diverso. Certo. Cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere, perché dato lo ha anche sul proprio statuto, la propria costituzione, no? L'Europa nasce un'Europa federale, però il problema è che questa Europa federale è scritta, è quello che vogliamo, ma non è applicato. Il problema è quello, no? Quando sento parlare di Stati Uniti d'Europa o di un'Europa federale che si richiama a questi
perché di quello diciamo, l'Europa popolare si è dedicata una volta che è degli Stati Uniti, no? Ecco, sotto quello degli Stati Uniti, ma cioè, a mio avviso, peggiore. L'Europa, come anche l'impero, perché l'Europa a mio avviso è impero, certo. È federale. Se vogliamo non riformare, non ricostruire, con quello che se vogliamo intendere il nostro continente come qualcosa di completamente diverso da quello che è oggi, io non ho altra definizione. Non posso non vedermi diversamente, insomma, ecco, chiaro. Poi da lì a diventare purtroppo giovanissimo, certamente. Dipende, ripeto, anche dal distaccarci da tutto quel ragionamento che abbiamo fatto con Gazzi. Assolutamente. Guarda Francesco, io ti ringrazio tantissimo e chiudendo questa nostra più che interessante discussione, la tua esposizione, quella di Edoardo, veramente ci hanno aiutato e penso hanno aiutato coloro che hanno seguito e coloro che vedranno il video in seguito, che rimarrà disponibile ovviamente sulla nostra pagina, che poi verrà caricata a breve sul canale YouTube appena possibile. E quindi una discussione interessantissima sul pensiero di Alain de Benoist. Abbiamo tra virgolette sconfinato sulla, anche arrivando all'attualità, ma penso che fosse importante anche per chi ascolta, perché veramente penso che si sia dimostrato una volta di più la estrema importanza di un pensiero come quello di Alain de Benoist per vedere il presente e per vedere lontano, così come fece lui. Abbiamo citato il libro del 1985, Democrazia del problema, che io me lo sono riletto nei giorni scorsi, sembra scritto un mese fa, fa quasi, in certi momenti fa quasi paura, perché sembra scritto da... è incredibile, perché, ripeto, nel 1985... se uno guarda la realtà, quello che lui prevedeva era, come percezione, nel senso comune, appena appena in divenire. Cioè quello che lui scrive era evidentemente scritto nell'avanzare della storia, però si percepiva appena, mentre oggi uno, chiunque leggendo, sbatte la faccia sulla realtà, sembra di leggere un quotidiano, un settimanale che parlano della realtà attuale, è incredibile. E quindi questo, è per quello intendo che è uno strumento indispensabile, invito tutti a prendere questo libro, rimetteremo la copertina in questi giorni, abbiamo scritto anche alcuni post, alcuni articoli proprio utilizzando la copertina del libro di De Benoist, che quando abbiamo parlato della governance, perché secondo noi non c'è nessun esempio proprio per migliore che indicare il pensiero di chi in questo libro fa una sintesi perfetta, richiamando anche concetti da lui sviluppati da decenni. Rinnovo l'invito, l'auspicio di ospitarti in carne ed ossa nella nostra sede appena sarà possibile, per altri approfondimenti e per altre discussioni. Grazie ancora quindi a chi ci ha seguito, grazie Francesco, e arrivederci alla prossima diretta della Terra dei Padri. Buona serata.